Bene carissimi, sono davvero contento di vedervi qui tantissimi, sono contento che il popolo della pace si faccia vedere, è importante farci vedere e sentire, è molto interessante davvero ciò che ha detto il Papa oggi, quando dice ai politici ascoltate, ascoltate che cosa dice il popolo, e io sono convinto che il popolo della pace è maggioritario in questo paese. Sono convinto che si può ancora intavolare il dialogo, che non è con le armi la risposta giusta, non è quella delle armi. Le armi portano solo distruzione e non ci sarà mai nessuna vittoria di nessuno, perché le armi poi portano il male di tutti. E le guerre, l'abbiamo visto finora, non ci sono guerre che finiscono con una chiara affermazione di pace per tutti, ma c'è la continuazione del male che si perpetua, e allora basta, tacciano le armi, fermatevi. Questa è l'altra parola di Papa Francesco e io la ripeto semplicemente. Vi invito anche, sarà impossibile farlo tutti, vi invito anche, visto che questa marcia, a differenza delle altre, si conclude qui, si concluderà qui su questa piazza, vi invito ad andare da Francesco. Siamo già vicino alla tomba di Frate Francesco, uomo di pace, e vi invito ad implorare anche la sua intercessione. Chiediamo attraverso di lui il dono della pace del risorto, chiediamo attraverso di lui la fine delle ostilità, ma chiediamo pace per tutti, per tutto il mondo, e ci impegniamo noi stessi, perché camminare è bello, trovarsi insieme è bellissimo, essere in tanti è ottimo. Occorre poi nella nostra prassi quotidiana far crescere fermenti di pace e ragionare in maniera diversa. Non è attraverso la contrapposizione, l'odio, non è attraverso la violenza che si raggiunge il bene. È semplicemente costruendo prassi di pace nella nostra vita quotidiana. Avanti, costruttori di pace. Avanti, popolo della pace. Auguri. Grazie. Grazie.